Che area è questa? La paglia dei viniferi. E allora sì, è proprio l'area giusta. Sapete che siamo venuti a fare? Siamo venuti a rubare i pesci di tutti i viniferi, siete contenti? C'è chi mi aiuta, sì. Ma mi dovete aiutare però adesso. Avete visto un grande frigorifero con la scritta pesce? L'hai trovato? Dov'è? Là! Ah, là! Però... c'è scritto pesce! Andiamo là! Hanno detto che c'è scritto pesce! Però ci sono le telecamere! Le vedi? No! Sì. Vabbè, noi abbiamo un silenzio e ci mettiamo qua! Ma quando sono andati? Non fa niente, magari dove si mettono di qua? Dove sono andati? Pesce, Nara, vediamo un po'. E questo pesce che dobbiamo rubare? Sì, Nara, meno male, abbiamo trovato tutto il pesce che dobbiamo rubare. E adesso ci manca una cosa. Ah sì, noi scappiamo, mi raccomando, voi non fate la spia, non tanto siete tutti italiani. Ciao a tutti. Questo perché Gigio in realtà è una foca, precisamente una foca grigia. Ma come facciamo a dirlo con certezza? In realtà ci sono delle piccolissime differenze. Tutte quante le foche infatti non possiedono il padiglione articolare esterno, ma hanno soltanto due piccoli forellini ai lati della testa. Inoltre, guardate come cammina sulla terraferma. Tutte le foche camminano facendo dei piccoli passi sulla pancia, aiutandosi solo con le pinne anteriori, mentre le olivalini riescono a camminare utilizzando tutte e quattro le pinne. Però scusate un attimo, Gigio, da quando sei entrato che non fai altro che seguirmi, che succede? Ho capito, colpa mia, pensate che noi prepariamo il pesce dei nostri esemplari e lo mettiamo in questo grandissimo frigo. Giustamente questo è il momento della merenda. Quindi vieni, Gigio, tu aspettami qua, mi raccomando, io prendo il pesce e arrivo subito. Allora, ecco qui. Ehi! Scusate un attimo, ma il pesce? Immagino, però aspettate un attimo, ci hai capito? È sparito tutto il pesce! Oh no! Ma come facciamo adesso? Scusate, voi siete sicuri che non avete visto niente? Sì, ci vogliamo per l'Italia. Allora facciamo così, siccome ci voglio vedere in chiaro, voglio chiamare la polizia, quindi per cortesia dalla regia mettete in contatto con la centrale. Allora guardi, sono piuttosto arrabbiato, in questo momento non ce la faccio neanche a parlare, quindi Gigio spiega tutto tu che forse è meglio. Polizia, posto servizio, chi ci ha chiamato? Sì. Chi ci ha chiamato non ho capito. Andiamo bene. Vi abbiamo chiamato loro perché c'è appena sparito tutto quanto il pesce. A quanto pare loro non sanno nulla, diciamo. E ti dico già che Gigio stava qui con me, quindi lui è completamente innocente. Sei sicuro? E allora guarda, se Gigio è innocente lo possiamo salvare. E allora salutiamo il nostro Gigio, ciao! Ecco che prima questa volta in compagnia della bellissima Gaia! Allora vediamo se però siete stati attenti. Secondo voi Gaia che cos'è, una foglia o un animalino? Vediamo, glielo chiedo direttamente a lei, eh.
Possiamo dire però che è una femminuccia, in realtà si differenzia dal colore della pelliccia. Infatti i maschi sono tutti scuri con le macchie chiare, mentre la nostra Gaia è tutta bianca con le macchie scure. Inoltre, guardate un po', osserviamo le pinne anteriori di Gaia, come tutte le poche possiede queste grandissime unghie, che loro utilizzano per spezzare le prede troppo grandi per essere inghiotti del te. E facciamo ancora un grandissimo applauso alla nostra Gaia! Senta, lei mi sta innervosendo, perché mi sta dando tutte le informazioni che a me non servono. Devo sapere quanto pesce mangia qui Gaia. Ah, non si preoccupi, adesso glielo dico subito, perché pensate che la nostra Gaia, essendo un esemplare adulto, in questo momento pesa 105 kg e arriva a mangiare, pensate un po' alla bellezza, di 7 kg di pesce al giorno. Scusatemi, quanto pesce ha detto? 7. Allora, caso concluso! Con tutto quel pesce che mangia sarà stata sicuramente lei, quindi forza, mi dia le pinne. Aspettate, che la loro è stata Gaia! Se state dicendo di no, sapete che è stato? Sì! Oh, certo! Immaginiamo! Bene, non è stata Gaia, è delle prove? Adesso te le trovo subito le prove, vedo che ci sono delle telecamere, quindi per favore possiamo mandare le immagini di servizio, grazie mille! Adesso vediamo se non è stata Gaia e se voi non eravate complici. Allora, intanto i colpevoli sono due. Beh, il poliziotto più furbo della caserma. Lo desistivo. Sì, sono due, sa. E allora, vediamo un po'. Scusate, ma vi sembra Gaia? No! Assolutamente no, se ti posso dire che l'esemplare in questione è chiaramente un leone marino. Guardate come si può mettere in posizione verticale. Questo perché, come tutti i leoni marini, può poggiare il peso sulle pinne posteriori. Ciccio Gaia e tutte le volte questo non lo sanno fare. Ah, vedi, questo non lo sapevo. Allora qua, se non è stato la foca, io vi ringrazio, potete andare. Oh, perfetto, Gaia, finalmente possiamo andare. Però la faccia una ventina di prima, salutiamo tutti quanti. Bye bye, ciao! Benissimo, allora ciao Gaia, perfetto. Però che adesso non come faccio? Cioè, anche... Scusate, così non si può fare, guardate.